Omicidio suicidio nella notte a Mussomeli in provincia di Caltanissetta. Un uomo di 27 anni, Michele Noto, ha ucciso una donna di 48, Rosalia Mifsud, e la figlia Monica Diliberto di 27. All'origine della tragedia, secondo le prime informazioni, un amore non ricambiato. L'uomo dopo la mezzanotte avrebbe sfondato la porta dove abitavano le due donne in via Santa Maria Annunziata e dopo l'irruzione avrebbe aperto il fuoco prima verso la 48enne e poi nei confronti della figlia di quest'ultima. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso, sparandosi alla tempia. Prima di raggiungere la casa della sua ex, alcune persone lo hanno visto passeggiare tranquillamente dopo cena con il suo cane corso. La donna voleva porre fine alla relazione e il giovane non lo accettava. L'uomo, amante della palestra e delle armi, aveva un regolare porto d'armi sportivo. Sembrerebbe che la donna non avesse mai sporto denuncia per molestie o maltrattamenti. A insospettirsi per il lungo silenzio è stato il fidanzato di Monica Diliberto, che ha contattato il fratello della vittima, un 21enne, e insieme si sono recati nell'appartamento di Mussomeli. Nella camera da letto i corpi senza vita delle due donne e di Noto. Sono stati loro a fare la terribile scoperta e sono stati loro ad avvisare le forze dell'ordine. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Come ogni sera la signora Rosa veniva a casa mia a fare da lavoretti con mia moglie, da lavoretti casalinghi. Giusto ieri è venuta verso le 9:30 circa, hanno fatto una tenda con mia moglie insieme e poi verso le 11:15 se n'è andata. Dopo circa un'oretta scarsa ho sentito prima un 4-5 rumori, come tipo dei bot. Dopo 20 minuti altri 4 corpi, 10 secondi di silenzio e un altro corpo ho sentito. Ma io ho pensato subito che erano o persiane, porte che sbattevano, tutto qua. Ma lei quando era a casa vostra? No, non era preoccupata? Non ho sentito niente, siccome qua vicino hanno scassato una casa in questi giorni, ho pensato subito che sicuramente scassarono da casa. Ma dico, quando la signora era a casa vostra con sua moglie, no, che niente, facevano niente, le niente, tende? Niente, era tranquillissima lei, tranquillissima. Non faceva, niente, non niente. Era preoccupata, no. Non ha raccontato no. Nulla, qualche no. Episodio? Niente proprio, era tranquilla. Alle 11:10 precise lei se n'è andata a casa. Dopo un'ora scarsa questi rumori fortissimi. Dopo 20 minuti ancora rumori e poi si è sentito l'ultimo colpo finale. Ma io mai potevo pensare che era... Quindi quanti colpi hai sentito in tutto? Ma un 10 sicuramente. 10 colpi? Sì, sì.